Ci sono essenzialmente due modi di pensare a una negoziazione. Il primo è quello di immaginarla come un gioco in cui si ha un avversario da sconfiggere e il nostro obiettivo è quello di portarci a casa la fetta di torta più grande possibile. Il secondo è immaginare la negoziazione come una situazione di creazione del valore, dove la controparte non è un avversario ma un compagno di gioco con cui collaborare al fine di rendere la torta più grande. Come si può fare? Innanzitutto deve esserci un rapporto di fiducia reciproca con la controparte. E quindi il primo obiettivo è quello di creare una situazione dove non c'è tensione fra le parti. Il secondo obiettivo è quello di cercare di capire quali siano gli interessi dell'altra parte. Perché è realistico pensare che agli interessi dell'altra parte si possa venire incontro mettendo sul tavolo qualcosa che a noi costa relativamente poco.